Ciao tesori, questo video è stato realizzato per la rivista Mood. Questo look è stato realizzato ispirandomi alla regina dei ghiacci. Spero che vi piaccia, un bacione. Iniziamo applicando, per crearci una base sull'occhio, questi due stick long eyeshadow. Uno è il numero 02, che è quello più chiaro, che uso più che altro qua sopra, e questo qui, che è il numero 20, che invece userò, che è quello appunto più scuro, userò qui nella palpebra mobile per creare molta più profondità e comunque per appunto far sì che il nero che dopo andremo a mettere sarà molto più intenso. Adesso vado a prendere un colore molto molto chiaro sul celeste e lo inizio ad applicare sopra la palpebra mobile. Porto lo stesso colore che ho utilizzato sopra appunto la palpebra anche sotto, creando una sfumatura molto intensa. Dalla palette di Zoeva Metallic Stone prendo il colore più chiaro, ovvero il bianco madreperlato, e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare. Con un kajal nero vado ad intensificare la parte interna dell'occhio, della rima inferiore e superiore, interna appunto, e deve essere un kajal nero molto intenso perché altrimenti l'effetto intensificato appunto non verrà. Con l'eyeliner nero in gel vado a sottolineare una linea molto marcata sopra la palpebra mobile. Abbondante mascara avanti di nuovo. Adesso iniziamo a crearci la base del nostro viso. Inizierò applicando un correttore sotto le occhiaie per coprire le occhiaie, che si sa, la regina dei ghiacci le occhiaie non può averle. Prendo un fondo della Young Blood e lo applico con questo pennellino, un kabuki, diciamo, classico, su tutto il viso. Dopodiché appunto andiamo di contouring e utilizzerò sia un prodotto della Kiko, che è il numero 07 ed è un full coverage, che appunto utilizzeremo per il naso e qui, che è appunto un correttore full coverage, però che ci serve appunto per fare da base a poi le polveri che appunto useremo, che saranno tutte di Colistar. Idem per l'illuminante, che sarà sempre quello di Colistar ed è il numero 01. Mi sto andando? Grazie ad un correttore molto chiaro vado a fare anche un po' di highlighting, perché mi serve, perché dato che sono appunto la regina delle nevi mi serve, e quindi vado con questo appunto correttore molto molto chiaro qua sotto a crearmi uno zigomo anche bello alto. Dopo chiaramente sfumeremo tutto. Vado qui sul naso qua sotto e qui, idem dall'altra parte. Ora vado ad utilizzare due rossetti, uno della MAC molto chiaro e uno madreperlato un po' più scuro. Troverete tutti i link qui sotto nell'info box e troverete anche i miei link se volete seguirmi su Facebook ed Instagram. In più vi lascio il link diretto nell'articolo in cui citeranno appunto questo look.